Sono Pazzox e ben ritrovati in questo nuovissimo video. Oggi delle sfide veramente facili facili, anche nella modalità prestigio. In questo video le sfide principali che vi mostrerò saranno soltanto 3 sfide, perché tutte le altre sono molto semplici da completare. Sono le solite cerca forzieri, cerca scatole di munizioni, cerca glitch, e questo tranquillamente potete farlo in assistenza con un vostro compagno. Ma le sfide più importanti sono 2 stelle segrete, una nelle sfide normali e una nel prestigio, e una sfida che purtroppo ha una brutta traduzione, quella di magazzino. Ma prima che vi mostri la posizione delle stelle e come completare quella di magazzino, ricordate di supportare questo creatore, codice Pazzox, all'interno dello shop di Fortnite. E iniziamo subito con la sfida, tra virgolette, tradotta male, perché ci dice visita magazzino muffito, dopodiché andare verso il meteorite. E questo è molto molto sbagliato, perché non dobbiamo visitare magazzino muffito, ma dobbiamo atterrarci dopo essersi lanciati con il bus. Quindi se visitate il magazzino muffito soltanto visitandola, non funzionerà, non vi conterà soltanto in meteorite. Quindi il mio consiglio è, per completare questa sfida, atterrate diretti al magazzino muffito e poi andate verso il meteorite e vi conterà la sfida. Poi vediamo insieme la primissima stella segreta, quella dove si trova nelle vicinanze di città Pinacoli e condotti confusi. Non ci resta che andare su questa piccola montagnetta, noteremo un pezzo del bioma molto evidente e lì troveremo la primissima stella segreta. La seconda invece la troveremo nelle sfide prestigio, tra un forchello, i poster di Carbor ed Omega e un telefono a disco. Che dire, Pazzotti? Le altre sfide alla fine sono molto semplici. Per esempio c'è quella di eliminazione, quella di infliggere danni con esplosivi, lì potete tranquillamente utilizzare un bruto. Che dire, Pazzotti? Spero che per le stelle e per la sfida del magazzino questo video vi sia stato molto molto utile. Che dire, Pazzotti? Noi come al solito ci vediamo con dolcissimo e carnissimo.